Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Massimiliano e voi siete su Biomare Express, la rubrica a cura di Marcella in cui vi spieghiamo degli argomenti di biologia marina in 4 minuti. Finalmente, a partire da questo video, inizieremo ad addentrarci all'interno del mondo degli organismi marini più noti a tutti. Più nello specifico, oggi andremo a vedere i molluschi. Sono uno dei più grandi gruppi di invertebrati esistenti, caratterizzati pure da un'elevata biodiversità, sia per numero di specie ma anche per forma e per stile di vita. Come sempre però, prima di iniziare, inquadriamoli bene all'interno degli esseri viventi. Sono animali, invertebrati, la maggior parte marini, ma alcuni sono di acqua dolce e altri ancora terrestri. Comprende più di 200.000 specie, suddivise in 5 classi principali, che sono quella dei poliplacofori o chitoni, degli scafopodi, dei gasteropodi, dei bivalvi e dei cefalopodi. Se anche sembrano così variegati, in realtà tutti questi gruppi di molluschi hanno delle caratteristiche comuni. Infatti tutti hanno un antenato comune chiamato mollusco ancestrale. Questo mollusco ancestrale aveva il corpo molle, protetto da una conchiglia di natura proteica, rinforzata da carbonato di calcio e prodotta da un tessuto chiamato mantello. Per respirare, essendo acquatico, usava le branchie e per nutrirsi la bocca, dotata di una struttura chiamata radula, piena di dentelli, e che gli serviva per raschiare il cibo dalle rocce. Infine possedeva organi di senso e un sistema nervoso semplice per orientarsi nello spazio, e un piede molto muscolarizzato per muoversi. In alcuni molluschi esistenti queste caratteristiche sono rimaste pressoché invariate, mentre in altri si sono modificate. Ma adesso vediamo come. Per farlo partiamo da due classi che sicuramente conoscete un po' meno, ovvero i poliplacofori e gli scafopodi. I poliplacofori sono conosciuti anche come chitoni e comprendono circa 900 specie, tutte marine. Si trovano in tutte le parti del mondo e prediligono substrati rocciosi che si trovano sia in acque profonde sia in zone dove si alterna alta e bassa marea. Hanno una conchiglia fatta da 8 piastre articolate che si sovrappongono parzialmente tra di loro. Una conchiglia così gli consente di appallottolarsi se minacciati o di aderire bene a superfici irregolari. Al di sotto della conchiglia sono visibili il piede muscolare che usano per muoversi, le branchie e la testa in cui si trova la bocca dotata di radula. Gli scafopodi sono un'altra piccola classe di molluschi, anche loro tutti marini. Anche loro hanno una conchiglia, ma che ha un aspetto tubulare e che la fa somigliare a una zanna di elefante, lunga fino a 18 cm. Anche loro sono presenti in tutto il mondo e vivono infossati a testa in giù in substrati morbidi. Proprio qui fanno strada usando il loro piede muscolare. Al tornapiede sono presenti tanti piccoli tentacoli chiamati captaculi, che usano per intercettare le particelle alimentari che poi portano alla bocca. Quest'ultima, anche in questo caso, è dotata della radula, che viene utilizzata per rompere bene i frammenti più grossi. Non hanno branchie, ma captano comunque l'ossigeno dall'acqua, che entra nel loro corpo dall'apertura apicale della conchiglia e poi viene assorbito per via cutanea. Passiamo adesso alle classi di molluschi più conosciute. Partiamo infatti dai gasteropodi. Sono la classe più diversificata di molluschi, che conta tra 65.000 e 80.000 specie. Ci sono specie marine, specie di acqua dolce e specie terrestri. Hanno una testa ben distinta, con tentacoli sensoriali, occhi e bocca dotata di radula. Il corpo è in genere racchiuso dentro una conchiglia, nella quale possono ritirarsi, e che può essere osservata sotto innumerevoli forme diverse. Alcuni gasteropodi però, come le lumache terrestri e tutti i nudibranchi marini, sono privi di conchiglia. L'altro gruppo è rappresentato dai bivalvi, con più di 10.000 specie, quasi tutte marine, ma alcune di acqua dolce. Possiedono una conchiglia suddivisa in due valve che racchiude il corpo privo di occhi e di radula. Infatti di quest'ultima non ne hanno proprio bisogno, perché sono degli organismi filtratori. Alcuni vivono infossati nei sedimenti, altri nel fondo del mare e altri ancora vivono attaccati alle rocce. A questo gruppo appartengono cozze, vongole e ostriche. Infine vediamo i cefalopodi. È una classe che comprende 800 specie,
tutte marine, di cui fanno parte polpi, seppie, calamari e il Nautilus. Sono considerati tra gli invertebrati più intelligenti, infatti hanno un sistema nervoso molto complesso e sensi ben sviluppati, tra cui la vista. A parte il Nautilus, dove la conchiglia è esterna e ben visibile, negli altri cefalopodi è invece interna. Il piede in questo gruppo si è trasformato in braccia e non tentacoli, coperte di ventose che utilizzano per muoversi e anche per catturare le prede. Ok, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete pure un bel mi piace e iscrivetevi al canale, così da non perdere tutti gli altri video. Vi ricordo che siamo anche attivi su una pagina Facebook dove condividiamo tantissimi articoli che riguardano la subacquea, la natura e non solo. Io adesso ho veramente finito e noi ci vediamo senz'altro ad un prossimo video. Ciao!